Mister, proprio all'ultimissimo avete ottenuto questa vittoria, qualche errore difensivo di troppo da parte vostra, secondo tempo avete avuto pochissime occasioni, poi avete sfruttato l'ultimo, insomma sei soddisfatto probabilmente del risultato, ma magari non del gioco, non lo so, dimmi tu. No, io sono soddisfatto perché abbiamo vinto e sono soddisfatto perché tanto lavoro sulle situazioni da fermo sta pagando, noi ci lavoriamo parecchio e ultimamente la stiamo sbloccando sempre a quella maniera lì. Dall'altra parte abbiamo incontrato una squadra molto organizzata, lo sapevamo, domenica ha reso la vita difficilissima al Santhià e prendiamo i 3 punti, forse il pareggio poteva essere il risultato più giusto, però credo che ci abbiamo creduto fino alla fine, almeno dico. E prendiamoci questi 3 punti che per la classifica fanno morale. Quello sta meglio? Sì, Pasquero sta meglio, abbiamo fatto subito tutti gli accertamenti del caso, sembrava avesse perso un attimo i sensi, però adesso si è ristabilito, sta molto bene. E devo, a parziale giustificazione della mia squadra, devo dire che abbiamo cambiato 8 volte la difesa in 14 partite, perciò non è che siamo, io non sono un fenomeno e non siamo così bravi da poter mettere una squadra in campo tutte le domeniche, perciò oggi voglio giustificare parzialmente i ragazzi perché si è inserito Praino in un contesto nuovo e lui veniva da una difesa 3, purtroppo oggi dietro abbiamo fatto male. Hai giocato anche con la difesa 5 a un certo momento. Sì, stavamo soffrendo, ho cercato di mettere un giocatore giovane che scalpitava come sempre, Volpecina ha dato, destino vuole che appena siamo passati a 5 mettendo un difensore abbiamo subito gol, però ci siamo rialzati subito con Franchini e alla fine abbiamo trovato questo gol. 2 domeniche fa era picchiata nel palo, stavolta è andato dentro e ci ha regalato 3 punti. Commenti i risultati delle altre squadre lassù in alto? Ma il Bra ha vinto 4-3 con il Chieri, il Santhià ha vinto 1-0. Sappiamo benissimo che sarà, spero, una lotta fino alla fine, però dobbiamo cercare di fare qualcosina di più, soprattutto in fase propositiva. I ragazzi dicono che questo campo è un po' troppo stretto per fare il calcio che vogliamo fare noi, e 63 metri non sono molti, però io non credo che sia una questione di campo. Abbiamo fatto delle partite dove ci siamo espressi su altissimi livelli, perciò dobbiamo soltanto ritrovare un po' di fiducia perché, come abbiamo visto oggi, nel momento in cui hanno pareggiato gli altri, gli ultimi 10 minuti li abbiamo chiusi dentro l'area, perciò credo che sia soltanto una situazione mentale.